Allora, noi eravamo arrivati al punto in cui avevamo quasi finito, diciamo, la teoria sulle serie a fermi di segno costante. Quasi finito cosa significa? Significa che ci manca ancora un paio di cose. La prima cosa è, diciamo, esaminare alcune proprietà che valevano per quanto riguarda la somma finita e vedere se queste proprietà sono altrettanto valide per le serie. In particolare, allora, siccome le pendole già fanno rumore, se voi non aggiungete altro rumore, io riesco, ho un tono di voce abbastanza, insomma, si riesce a sentire. Ma se ci sono altri non del corso che pure fanno rumore, non va bene. No. Allora, dicevo, in particolare la proprietà associativa, dissociativa, la proprietà commutativa. Allora, in qualche modo vedremo che la proprietà associativa vale sempre, la proprietà dissociativa non vale mai, la proprietà commutativa, cioè mai nel senso non in generale, certe volte sì, la proprietà commutativa dipende. Allora, precisiamo bene queste affermazioni, cioè andiamo innanzitutto a enunciare queste proprietà. Allora, io ho una serie, per adesso allora noi sappiamo a con n la successione dei termini, poi sappiamo a con n sono i termini della serie, e s con n, cioè la somma del k che va da 0 fino a n degli a con k, è la somma parziale ennesimo. Ok, adesso che significa proprietà associativa? Proprietà associativa significa fare questo. Noi abbiamo una successione n con j che è una successione strettamente crescente, ed n con j anche qui appartiene n con j appartiene a n, almeno un termine sommiamo, j appartiene a n con 0, cioè abbiamo n con 0 minore di n con 1 minore di n con 2 minore di n con 3. Allora, io cosa significa associare i termini? Significa considerare questa nuova serie somma per j che va da 0 a infinito di somma per n che va mettiamo n con 0 uguale 0 da n con j a n con j più 1 meno 1 di a con n. Allora, se andiamo nel senso che questa somma finita la chiamiamo b con j. Allora, se andiamo a scrivere chi è b con 0, chi è b con 0? È a con 0 più a con 1 più l'ultimo termine che sommerò, n con 0 uguale a 0, qua verrà n con 1, scusate, sì, n con 1 meno 1, meno 1 sta a livello dell'indice. Poi
B con 1 è uguale a A. Adesso da dove riparto? Esattamente da dove mi sono fermato, dall'indice successivo a quanto. Quindi viene AN1 più AN1 più 1 più A con l'indice N2 meno 1 e così via. B con 2 sarà uguale ad AN2 più A con l'indice N2 più 1 più eccetera eccetera fino ad arrivare ad A con l'indice N con 3 meno 1 e così via. Allora, la mia domanda è, cioè, ho, come si dice, raggruppato i termini. Invece di sommarli uno alla volta, faccio dei gruppi. Prima sommo all'interno del gruppo e poi sommo il risultato di tutti i gruppi. Il gruppo 0, quando aggiungo la 0, il gruppo 1, il gruppo 2, il gruppo 3, e così. La domanda sarà, che succede alla nuova serie? In particolare, se convergeva la precedente, converge anche la, quella dopo, e se converge, converge allo stesso, alla stessa somma, la risposta è sì. Diciamo, se convergeva la serie di partenza, converge anche la serie ottenuta raggruppando i termini e la somma è la stessa. Allora, chiamiamo T con K, preferisco chiamarlo così, non T con N, la somma per J che va da 0 a K dei B con J di questa nuova serie, o se preferite ci mettete l'espressione esplicita lì. Beh, per quello che abbiamo detto prima, questa che cos'è? È la somma. Beh, se io faccio una somma finita e poi faccio la somma di più somme finite, in ogni somma finita c'erano un po' di questi di somme di questi termini agonenti e gli indici si incastravano in maniera tale che ogni volta che sommavo il termine diciamo il gruppo successivo l'indice ripartiva da dove mi ero fermato prima. Beh, è evidente che questo è uguale alla somma per n che va da 0, qual è l'ultimo gruppo? L'ultimo gruppo è quando j è uguale a k, quindi b con k è uguale ad a con nk più a con nk più 1 meno 1. Quindi questa è la somma per n che va da 0 fino ad nk più 1 meno 1 degli agonenti. Ma questa è quella che si chiama somma s nk più 1 meno 1. Questa è. Quando arrivo fino all'indice K vuol dire che ho sommato tutti gli A con N fino all'indice N con l'indice K più 1 meno 1. Quindi la conseguenza netta di tutto ciò, a parte diciamo la apparente complicazione degli indici, ma la conseguenza netta di tutto ciò è che cancello qui, mi ricavo una riga su cui scrive, è che P con K è semplicemente una successione estratta da S con N. Con K è semplicemente una successione estratta da S con N. Lasciamo perdere quali sono gli indici che sopravvivono, però è una successione estratta. Allora noi sappiamo quindi se il limite di S con N è uguale a S, questo limite può anche essere inerrabbiato, cioè la successione poteva anche divergere, cioè
la serie poteva anche divergere, questa è la successione della somma parziale. R ampliato, vi ricordo, R unito meno infinito unito più infinito. Noi sappiamo che quando passa una successione estratta il limite rimane uguale. Quindi se la somma della serie faceva 7, raggruppando i termini continua a fare 7. Se faceva meno 2, raggruppando i termini continua a fare meno 2. Se divergeva a più infinito, raggruppando i termini continua a divergere a più infinito. A più infinito. Semplicemente perché è estratto da quella di prima. Ecco, c'è un caso però che non è contemplato qua. E qual è? Quello in cui la successione di partenza non convergesse. Se la successione di partenza non convergeva né divergeva, cioè le somme parziali oscillavano come diciamo in questi casi, se le somme parziali oscillavano senza tendere a nessun numero reale e neanche a più o meno infinito, in quel caso cosa succede? Questa considerazione non lo dice. Allora basta vedere dei diciamo un caso in cui succede qualcosa di strano per capire che in questo caso sostanzialmente possono capitare più cose. Prendiamo questa serie qui, somma per n che va da 0 a più infinito di meno 1 elevato a n. Questa è la solita serie che, insomma, il primo esempio di una serie oscillante in cui le somme parziali non convergono. Allora, questa qui era 1 meno 1 più 1 meno 1 e così via. Se diciamo le somme parziali di indice pari fanno 1, perché se mi fermo a 0 e se 0 fa 1 e se 1 fa 1 meno 1 cioè 0 e se 2 fa di nuovo 1 e così via. E le somme parziali di indice dispari fanno 0. Okay. Quindi, come vedete, la mia successione delle somme parziali ha due valori, 1 e 0. È chiaro che un'estratta deve convergere, se converge, deve convergere a uno di questi due valori. L'estratta potrebbe non convergere. Per esempio, io prendo l'estratta banale, lascio le cose così come stanno, non convergeva prima, non converge neanche dopo. Oppure, per esempio, li raggruppo a 3 a 3. Se li raggruppo a 3 a 3, vedete che la somma dei primi 3 fa 1, la somma dei secondi 3 fa meno 1, la somma dei... quindi ottengo di nuovo la serie precedente. E non ho risolto niente. Però, posso raggrupparli per esempio a 2 a 2. Allora, se li raggruppo a 2 a 2, ottengo una sfilza di 0. E quindi la serie di partenza non convergeva, la serie ottenuta raggruppando i termini converge a 0, perché somma di 0 fa 0. Però attenzione, dice vabbè, allora ho risolto il mio problema, se questa converge, converge a 0. No, perché posso anche fare in quest'altro modo. Il primo termine lo lascio da solo e poi raggruppo gli altri a 2 a 2. Tanto i gruppi li posso fare come mi pare. Allora il primo rimane 1 e solo tutti gli altri fanno 0. Allora in questo caso la mia serie ottenuta raggruppando i termini converge, però 1. Quindi questo non deve stupire più di tanto, perché ricordatevi, se la successione delle somme parziali era 1, 0, 1, 0, 1, 0, le estratte dove non possono convergere? O a 1 o a 0, oppure possono continuare a non convergere. Queste sono le sole tre possibili. È chiaro che se io avessi un'estratta, scusate, avessi una successione, per esempio, che oscilla e dalla quale si possono estrarre delle estratte che convergono a ogni numero reale, vedremo, sarà possibile,
se quello è possibile, quello può succedere veramente. Cioè io, è chiaro che raggruppando i termini posso ottenere qualunque estratto della successione S con N. Quindi se ci sono successioni da cui si può estrarre una sottosuccessione che può convergere a ogni numero reale, ci saranno anche serie oscillanti che raggruppando i termini le posso far convergere a quello che mi pare. Ecco, detta così è detta un po' a parole, non ho intenzione di giustificare matematicamente, cioè in realtà l'ho detta bene, non è che l'ho detta male, quindi, però diciamo, è chiaro che non pretendo che lo capiate per così come l'ho detta. Ricordatevi almeno questo esempio. Questa è una serie oscillante per la quale raggruppando i termini posso farla convergere a 1 e farla convergere a 0. Quindi questo cosa ci dice, almeno questo esempio? Che la proprietà dissociativa, non male. Cioè dissociativa cosa significa? Che prendevo in diciamo per le somme, per somme e sottrazione significa prendevo un elemento e lo dissociavo per esempio come somma o come di altri due elementi. Se sto in z, allora 0 lo dissocio come somma di meno 1 e 1. Allora, prima avevo tutti i zeri, poi ho tutti meno 1, 1, meno 1 più 1, meno 1 più 1, mi diventa questa serie qua. E quindi, prima convergeva a 0, dissociando i termini, non converge. Non solo, posso 0, lo posso dissociare come somma di 1 e meno 1, 1 e meno 1, 1 e meno 1, e ottengo esattamente questa serie qua. Io ho detto meno 1, 1. Poi, riassociando i termini di nuovo, posso farlo convergere a 1. Perché? Allora immaginate, io ho 0 più 0 più 0. Immaginate che valga la proprietà dissociativa. Allora questo è uguale a 1 meno 1. Questo è uguale a 1 meno 1. Questo è uguale a 1 meno 1. E già la proprietà dissociativa non vale. Perché uno dice questa convergeva a 0, questa non converge. Ma c'è di peggio, se io adesso questa qua la riassocio in quest'altro modo, cioè associo il primo, lo lascio da parte e poi associo gli altri a 2 a 2, prima convergeva a 0, dice vabbè questa non converge perché le hai dissociati i termini, ma quando li rimetti insieme ti devi riconvergere di nuovo a 0, no, adesso riassociandoli in modo diverso mi converge a 1. Quindi sicuramente raggruppare i termini per proprietà associativa non mi fa cambiare le somme se una somma c'era o anche se la serie era divergente, ma qualora la serie fosse oscillante, raggruppare i termini mi può sicuramente far convergere la serie, ma anche se me la fa convergere posso ottenere risultati associando i termini in maniera diversa, risultati diversi, oppure in certi casi posso ottenere che converge, in altri casi posso ottenere che diverge. Chiaro, dipende da quelli che noi non abbiamo definito, ma da quelli che si chiamano i punti di accumulazione della successione delle somme parziali. E va bene. Oh, su questo argomento ho detto pure troppo, quindi non mi voglio soffermare più di tanto. Andiamo a vedere invece quello che riguarda la proprietà commutativa. Allora, proprietà commutativa, cosa significa questa volta? La prima cosa è definire per le serie un analogo della proprietà commutativa. Per la proprietà associativa era facile. Io prendevo i termini e li raggruppavo. Invece di la proprietà associativa, nel caso più semplice, io ho tre termini, allora posso raggrupparli prima due e poi uno, oppure prima uno e poi due, no? E quello è il caso più semplice, però più in generale se ho molti termini da sommare li raggruppo, faccio dei piccoli gruppi e li sommo prima. Adesso per quanto riguarda invece la proprietà commutativa, come secondo voi si può andare? Innanzitutto cosa significa? Qual è la proprietà commutativa della somma? Cambiando l'ordine, quindi A più B uguale B più A. E se sono tre? Permutandoli come ci pare. Posso fare A più B più C,
oppure A più C più B, oppure B più A più C, in qualunque ordine. Per esempio, piccolo suggerimento che riguarda le somme di 7, 8, 10 a 10. Allora, supponiamo di avere una somma di questo tipo. Allora, questa qua normalmente si fa in colonna. Allora, e la somma fa 16.769, se ho fatto bene i conti. Allora, se, come ho fatto io questi conti? Ho fatto 1 più 4 più 1 più 3 fa 9, poi invece di ripartire dall'alto parto da qua perché sta più vicino, quindi questa qua la faccio alla bassa versione. 4 più 2 più 6 più 3 più 7 fa 16, a 1 riporto 1, 6, 15, 22, 27 riporto 2, 10, 13, 15. Adesso supponiamo di averla fatta, sta fatta bene, possiamo fare vari tipi di controllo eccetera eccetera. Però in realtà, se volete controllare questa somma dopo che l'avete fatta a mano, dovete fare la stessa somma, ma se all'inizio siete partiti dall'alto verso il basso, partite dal basso verso l'alto. Allora, 3, 4, 8, 9 sta a posto, 7, 10, 12, 16 sta a posto, porto 1, 6, 13, 22, 27, 7, porto 2 sta a posto, 3, 2 più 1, 3, 5, 8, 16. Per quale motivo? Perché se la rifate nello stesso ordine degli addendi che avete considerato nella volta precedente, se avete fatto un errore, vi assicuro, vi farete 50 volte lo stesso errore. Se il cervello si è inceppato, per cui in quel momento aveva detto che 9 più 5 faceva 13 e non 14. Lo rifate, quante volte lo rifate vi farà sempre 13 e non vi farà. Viceversa, se andate a considerare la somma in colonna nell'ordine opposto, tra l'altro anche avendo seguito questa, sapete come si chiama questo procedimento? Già, invece di andare dall'alto verso il basso e alternativamente, come si chiama? Si chiama bustrofetico. Avanti indietro. Perché come viene, non mi immaginate neanche da dove, viene dai buoi, perché quando tu ari un terreno, no? Se sei arrivato così, mica prendi tutto l'aratro, poi tutto te riparti qua, giri l'aratro e fai così, ok? Comunque, se avete seguito questa procedura bustrofetica, nel momento in cui la fate iniziando nel verso opposto, tutte le colonne le percorrete nel verso opposto, e 3 più 1 4 più 4 8 più 1 9 è diverso da 1 più 4 5 più 1 6 più 3 9, quindi è altamente improbabile, se anche fate un errore è altamente improbabile che facendo nell'altro modo otteniate esattamente lo stesso errore. Allora a quel punto vedete che, perché se ottenete lo stesso errore il risultato viene uguale. E se il risultato viene uguale, voi pensate di aver fatto bene, invece c'è l'errore. Se non ottenete lo stesso errore, il risultato con ogni probabilità verrà diverso, e almeno vi accorgete del fatto che o prima o dopo avete fatto un errore. Mentre invece, se quando il risultato verrà uguale, molto probabilmente avrete fatto i conti in maniera corretta. Allora, torniamo, lasciamo perdere questo piccolo suggerimento per fare le somme in colonna, tanto ormai di rifiutare tutti anche concettualmente, tranne quando poi serve, tranne a scoprire che poi ogni tanto serve. Comunque, andiamo a vedere come posso io enunciare la proprietà commutativa per le serie. Allora, le serie, gli addendi sono i termini, cioè sono una successione. Okay.
E allora che significa scambiare termini di posto? Significa che io ho un'applicazione phi, diciamo dall'insieme degli indici di prima, generalmente l'insieme degli indici n unito 0. In n unito 0, questa applicazione come deve essere? Allora, quindi io ho n phi di n. Quindi quello che prima stava al posto n adesso mi è passato al posto phi di n. In realtà è il contrario, vedremo. Al posto n ci metterò a con phi di n. E questa applicazione mi indurrà un movimento opposto phi di n. Cioè io sommerò come ennesimo, invece di sommare a con n, invece di fare questa serie qui, andrò a fare la somma di questa serie qui. Però non posso ancora dire di aver permutato gli n, perché diciamo, quali sono i requisiti essenziali per poter sperare che questa serie qui e questa serie qui abbiano la stessa somma? Gli addendi che c'erano prima, i termini che c'erano prima, ci devono stare anche dopo. Allora, come deve essere questa applicazione phi? Allora, supponiamo che questa applicazione phi non sia iniettiva. Quindi, per esempio, phi di 5 fa 13 e phi di 7 fa 13. Allora, che succede? Che quando io qua andrò a prendere diciamo quando n qua sarà 5, qua ci trovo a con 13. Quando n qua sarà 7, ci trovo a con 13 un'altra volta. Allora, se prima qua c'era a con 13 e veniva sommato una sola volta, nella serie di destra a con 13 verrà sommato due volte. Va bene questo? No. Allora, questo non è possibile, non lo vogliamo. Quindi vogliamo che phi sia iniettivo. Ma cos'altro vogliamo secondo voi? Che sia anche surriettiva, perché se 13 non viene mai, se non è surriettiva, cosa significa? Che phi di n non fa mai 13, per esempio. Allora, qua con 13 c'era, qua con 13 non viene mai, e quindi nella serie di partenza il termine a con 13 veniva sommato nella serie, nella nuova serie a con 13 non c'è. Allora, quindi vogliamo che sia iniettiva, ma che sia anche surie. In definitiva vogliamo che allora più univoca significa solo spostare i tempi. Allora ci chiediamo, questa converge se e solo se converge questa? Se questa converge a 5 la somma, questa qua farà pure 5? Beh, la risposta è in generale no. Può succedere che questa converge a 5, questa non converge. Può succedere che questa converge a 5 e questa converge a 7. Poi faremo vedere quando e perché. C'è però un caso in cui le cose funzionano molto bene e vale tutto, cioè non cambia la somma, quando? E converge l'una se solo se converge l'altra. Quando le serie sono a termini di segno costante. Cioè, se le serie sono a termini di segno costante,
potete spostarli fino come vi pare, il risultato sarà esattamente lo stesso. Se le serie sono a termine di segno non costante, poi vedremo, ce ne saranno alcune buone, per esempio quelle assolutamente convergenti, e allora lì le cose andranno ugualmente bene. Ce ne saranno alcune diciamo non buone, in particolare quelle più cattive sono quelle convergenti ma che non sono assolutamente convergenti. In quel caso una serie di questo tipo, riorganizzando, cioè spostando i termini, posso far convergerla a quello che mi pare, o posso farla divergere, o posso farla divergere negativamente. Questo lo vedremo, poi basterà capire un concetto molto elementare. Quello che sarà difficile, che potrà essere difficile, sarà la riorganizzazione, ma il concetto per cui questo succede in realtà è elementare. Immaginate di avere un flusso costante di entrate e di uscite. È la situazione tipica, ci avete sia se siete, diciamo, dei normali cittadini, sia che abbiate un'impresa o quant'altro. Cioè avete un flusso di entrate e un flusso di uscite. Allora voi, per esempio, un'impresa ogni tanto prende dei soldi e ogni tanto paga dei soldi. Dice, alla fine c'è un risultato economico per cui l'impresa quell'anno ha, speriamo le cose vadano bene, ha guadagnato un po'. Però immaginate che l'impresa possa fare questa cosa. L'impresa dice, vabbè, quello che mi danno, me lo danno ogni, diciamo, più o meno, ottengo un pagamento mediamente ogni 15 giorni e quelli me li danno, sono puntuali. Supponete già che l'impresa, allora, la prima cosa che fanno, che se hanno ritardo dei pagamenti in ingresso, cominciano a ritardare i pagamenti in uscita. Questo lo fanno tutte le imprese, a cominciare da quelle, per esempio, le imprese, le società di calcio. Tipicamente queste stanno con debiti per un centinaio di milioni di euro, perché hanno del capitale immobilizzato nei diritti delle, diciamo, si chiama, diritti alle prestazioni sportive piuttosto che in altre cose, eccetera eccetera. Allora che fanno? Pagano gli stipendi con 3 mesi di ritardo. Facendo questo evitano di dover chiedere una parte del denaro in prestito alla banca per poter funzionare, e quindi evitano di pagare interessi. Ma immaginate semplicemente che voi fate una cosa del genere. Voi avete, faccio una situazione semplice sto cercando di far arrivare il concetto, cioè avete un più 1 meno 1 più 1 meno 1 più 1 meno 1. Ecco, adesso scopriamo una proprietà dei riordinamenti che non ci piacerà troppo nei riordinamenti delle successioni. Allora io prendo più 1 e metto 2 in più e poi ci metto un meno 1, quindi metto n0 uguale 0, n1 uguale 3, vado a prendere più 1 successivo, poi metto n2 uguale, scusate, 2, n2 uguale 1, poi metto più 1 più 1 e poi ne metto meno 1. Che significa? Significa che n3 lo metto uguale a 4, n4 lo metto uguale a 6 e poi mettiamo n5 uguale a 3. Avete capito quello che sto facendo o no? Io sto creando la mia fi. Fi con n l'ho chiamato fi di j, l'ho chiamato n con j.
Ok, quindi fi di 0 fa 0, fi di 1 fa 2, e fi di 2 fa 1, ok? E così via. Dice, ma questo non è un riordinamento, perché tu ne stai prendendo due da una parte e uno dall'altra parte. Se ci fate caso, questo è un riordinamento, cioè è un'applicazione di BU di U. Per quale motivo? Allora, identificate se tutti gli elementi che stanno qua sopra ci stanno pure sotto. Quelli di indice pari, e li sto mettendo tutti, perché io qua ci ho messo quello di indice 0, di indice 2, di indice 4, di indice 6, poi riparto da 8, poi riparto da 10, li sto mettendo tutti. E quelli di indice dispari, pure. Però lo sto facendo più lentamente, perché l'indice 1 ci sta, l'indice 3 pure ci sta, poi appresso comparerà quello con l'indice 5. Sto soltanto usando due velocità diverse. Quindi se quello che sopra stava al posto 49, prima o poi ci sta pure sotto, ma quello che sopra stava al posto 24 o al posto 48 sta pure sotto, però sta molto prima. Ok? L'applicazione è iniettiva e suiettiva, cioè bionivo. Se un'azienda facesse questo, appena se ne accorgono qualcuno va in galera. Cioè lo può fare per un po' di tempo, però prima o poi qualcuno va in galera. Esempio è di questi giorni, la Fonsai, lì che questi sono stati in galera per un po'. Ok? Se tu incassi e non paghi, cioè, che significa? Significa che tu qua incassi e poi paghi, ma il ritardo si comincia a accumulare. Cioè tu non stai pagando uno sì e uno no, li stai pagando tutti. Quello con il ritardo devi avere crescendo. All'inizio ritardi un mese, dopo ritardi due mesi, poi ritardi 3 mesi, poi ritardi 4 mesi, a un certo punto tu gli incassi li stai avendo regolari e i ritardi saranno diventati anni. Prima o poi qualcuno va dalla magistratura. Chiaro? Allora, se io andiamo a vedere le somme parziali di quella di sopra, le somme parziali di quella di sopra quant'era? 1, 0, 1, 0, 1, 0. E quella di sotto? 1, 2, 1. 2, 3, 2. Poi che verrà? 3, 4, 3. Poi 4, 5, 4. Ogni ritardo che accumulo mi fa guadagnare 1. Ritarda 1, ritarda 2, ritarda 3, ritarda 10, ritarda 1000, quando ho ritardato 1000 sarò arrivato a 1000. Se continuo a accumulare ritardi, e lo posso fare senza che l'applicazione diventi... L'applicazione è di univoca, perché dice io sto ancora a pagare quelli del 97. O quando arrivo a te, ti pago pure a te. E sì, ma qui devo aspettare il 2042 per essere pagato. E vabbè, io vado nell'ordine. Prima o poi ti pago. Più poi che prima, però. Quindi, in questo modo, la successione delle somme parziali dopo che fa, vive? Diverge. Funziona pure al contrario. Se io pago puntuale, però quelle che mi pagano ritardo sempre di più, diverge almeno infinito. Dice sì, però tu qua l'hai potuto fare perché c'avevi i pagamenti, il flusso di pagamenti era costante. Non è importante che il flusso di pagamento cioè sia sempre 1, 1, 1, no. E neanche che abbia una densità mediamente costante. Quello che importa è che la somma di tutti i termini positivi, se la somma di tutti i termini positivi è infinita, diverge, allora, e anche se la somma di quelli negativi è infinita, allora, organizzando le cose in maniera opportuna, io posso far divergere positivamente, divergere negativamente, oppure posso far convergere a una costante. Questo è così. Se poi lo enunceremo, quando sarà lo enunceremo in maniera matematicamente precisa. Andiamo a vedere invece
che se la serie a termine di segno costante, questo non succede, questo è più facile, lo possiamo far vedere subito. Quindi andiamo a dare l'enunciato del teorema che vogliamo mostrare. Allora, abbiamo φ univoca, ma diciamo sia teorema sia sumo per n vado a 0 infinito di a con n, diciamo a con n maggiore di uguale a 0 per ogni n appartenente a n unito a 0, una serie a termine di segno costante, non c'è bisogno di scriverlo perché sta scritto in formula, sta scritto sia φ un'applicazione dall'insieme degli indici in se stessi di univoca, allora la somma per n che va da 0 a infinito di a con n è uguale alla somma per n che va da 0 a infinito di a di n. Vi ricordo che una serie di segno costante, o diciamo più precisamente, diciamo così, 0 più infinito intendo dire tutti i numeri non negativi unito al valore più. Chiaramente sto sommando termini positivi, la somma non può venire negativa, no? Scrivo così per sottolineare il fatto che le due somme sono uguali anche quando le serie divergono, cioè nel senso che se diverge l'una, ovviamente se diverge diverge positivamente, se solo se diverge l'altra. No. Allora, dimostrazione. Chiamiamo S uguale la somma per n che va da 0 a infinito degli a con n, questa è un valore che appartiene a 0 più infinito, somma in senso improprio quando puoi essere sicuro che diverge positivamente, e chiamiamo T la somma della seconda serie. Ovviamente anche questa è una serie a termini di segno non negativo, perché se sposto i termini, non negativi erano prima, non negativi sono dopo. Non può, a con φ di n è comunque uno degli indici, è uno degli a con j, esattamente quello con l'indice φ di n, è comunque sempre maggiore o uguale di 0. Quindi anche la nuova serie a termini di segno non negativo. Allora, mostriamo che S deve essere per forza minore o uguale di T. Allora, cominciamo a vedere che S con N è minore o uguale di T. S con N, scusate, facciamo, mostriamo che T è minore o uguale di S, mi sono sbagliato, tanto poi la conclusione sarà che sono uguali. Allora, chi è T con N? T con N è uguale alla somma per K che va da 0 a N degli A con φ di K. Allora io definisco M di n uguale al massimo per k compreso tra 0 e n di a con φ
ottica, di fisica. Allora, per capirci, supponiamo che t con 3 sia uguale a, a con fi di 0 più a con fi di 1 più a con fi di 2 più a con fi di 3. Faccio un esempio per illustrare. Allora, supponiamo che fi di 0 faccia 7, che questo faccia 2, che questo faccia 9 e che questo faccia 5. Nulla mi viene, no? Di pensare a una cosa del genere. So soltanto che questi sono stati riordinati, non per forza in senso crescente. Quando raggruppavamo, i nuovi indici erano crescenti, era naturale. Ma quando permutiamo, è chiaro che questo posso portarlo, diciamo, qua ci posso mettere un A con un indice che stava più avanti, qua più avanti ma di meno, qua torno indietro, insomma, da 7 torno a 2, poi vado a 9, qua scendo a 5. L'importante è che dopo che ho permutato ci siano tutti gli indici che c'erano prima, cioè l'applicazione sia prima. Io dico che t con 3 nell'esempio è sicuramente minore o uguale di s9. Perché? Chi è s9? Cioè, questo è un esempio, quindi è un'esemplificazione del ragionamento. Perché t con 3 è minore o uguale di s9? Chi me lo dice? Beh, perché qua ci stanno a con 7, più a con 2, più a con 9, più a con 5. Quindi il massimo indice a cui sono arrivato è 9. Se li sommo tutti da con 0 fino a con 9, ne sommo di più. Era tutta roba positiva e sicuramente s9 è più grande di questa somma, che era più grande di t con 3. Ma che proprietà aveva 9? Era il massimo di questi 4 indici. Questi 4 indici erano diversi e 9 era il massimo. Allora io che faccio? Mi prendo m con n, il massimo degli indici che compaiono qua. Allora cosa posso dire? Che t con n è minore o uguale di s con l'indice m di n. Perché qua significa aver sommato tutti gli a con n, gli a con n, diciamo, gli a con k che arriva fino a m di n. Qua ce ne stanno sommati solo alcuni, quindi questa somma è più grande di questa, ma questa sapevamo che era uguale a t con n, quindi si ottiene la disuguaglianza. Beh, però questa era minore o uguale di s. Perché era minore o uguale di s? Perché nelle serie a termini di segno non negativo le somme parziali sono monotone. S, diciamo n, era monotona non crescente, quindi qualunque s con n è minore di s, e anche quella con questo indice qua è minore della somma totale. Qualunque somma parziale è minore o uguale alla somma della somma. A questo punto, se andate a rileggere quello che abbiamo dimostrato, avete ottenuto questo risultato netto. Avete ottenuto che t con n è minore o uguale di s per ogni n appartenente a n con io 0. Adesso, se mi ricordo che il limite di t con n fa t, beh, per il teorema della permanenza del segno, t con n meno s è minore o uguale di 0, quindi t meno s deve essere minore o uguale di 0, cioè t deve essere. Se tutti t con n sono minore o uguale di s, anche il loro limite deve essere minore o uguale di s. E io ho dimostrato che t è più piccolo di s, cioè riordinando la serie la somma può diminuire ma non può aumentare. Perché ci ho messo il quadratino? Perché la dimostrazione è finita. Uno dovrebbe dire, scusa un attimo, no, è finita ma mica tanto. Se diminuisce, non può neanche diminuire. Basta che usiate lo stesso ragionamento invece di prendere f, f era invertibile. Prendete f a meno 1. Cioè, se la seconda serie è un riordinamento della prima, è vero anche che la prima è un riordinamento della seconda.
Allora, come avete ottenuto t minore uguale di s, scambiando il ruolo delle due serie, ottenete anche s minore uguale di t. Avete ottenuto entrambe le disuguaglianze a questo punto. Diciamo, analogamente, s minore uguale di t, quindi s minore di t. In questo ragionamento non c'è stato né di aiuto né di intralcio supporre che S e T siano finiti. È finito l'uno se solo se è finito l'altro. Se i limiti fanno più infinito, allora fa più infinito l'uno, fa più infinito pure l'altro. Non succede niente di particolare. Sappiamo soltanto che quel limite c'è, esiste. O è finito o è più infinito. È chiaro? Mi sembra un teorema proprio semplice. Quindi, riordinando i termini, si dice usare la fi significa, si dice modificare la serie riordinando i termini. Allora, se io vado a considerare una serie ottenuta riordinando i termini di una serie a termini di segno costante, la somma non cambia. Non cambia nel senso che la serie converge se solo se convergeva quella di prima, e se converge converge la stessa somma. Se divergeva quella di prima, diverge anche dopo averla riordinata. Bene. Allora, adesso mi sa che dobbiamo fare un po' di pausa.